ragazzi e benvenuti a questo nuovo video tutorial. Vi sono mancato, eh? Pensate che... L'altro giorno ero in pausa caffè, completamente a pezzi. Cercavo un metodo comodo per sdraiarmi sulla sedia. Fino a quando poi non ho deciso anche di dare un'occhiata un po' a tutti i vostri commenti, ai messaggi, che devo dire sono tantissimi. E ho notato che in molti mi avete chiesto il tutorial di particola. Così eccoci qua, grazie per essere così numerosi e soprattutto grazie per trovare la voglia e lo spirito di imparare qualcosa da uno a pezzi come me. Prima di tutto, per chi non sa cosa sia Particular, vi dico che si tratta semplicemente di un simulatore virtuale tridimensionale di particelle semivolumetriche. Che dici? Essenzialmente la risposta pratica alla domanda: come si fanno quegli effetti tipo... No, non mi sono spiegato. Vabbè, in pratica dobbiamo capire come realizzare questo. Bello, Vediamo come fare. Utilizzeremo Particular prima per animare lo sfondo, poi per animare la scia della stella e infine con Optical Flare regaleremo panini anche a Peter Jackson. Installiamo Particular e apriamo After Effects. Iniziamo subito creando una nuova composizione, quindi Command N o Ctrl N su Windows. Io la chiamo Particular. Ok. Creo un nuovo livello, tinta unita, la chiamo BG, che sarebbe background, lo facciamo nero. E da qua cerchiamo la sfumatura, eccola qua, in inglese ramp. Sì, hanno questi nomi particolari in inglese. Mettiamo il centro in questo punto, prendiamo quest'altro punto, lo spostiamo da questa parte in modo che non ce lo perdiamo nel vuoto e impostiamo la parte centrale un rosso scuro, ok, la parte esterna nera. Dai che facciamo il tutorial un po' stile natalizio oggi, dai. Ok, nuovo livello, nuovo tinta unita, questa volta bianco. La chiamo env, che sarebbe environment, voi chiamatela come volete. Dobbiamo fare le stelline, quindi vado nella schermata effetti predefiniti, chi non la trova va qua, effetti predefiniti, ok, e da qua scrivo particular, eccolo qua, trascino sopra, ok, particular mi si presenta come una normalissima fontanella, diciamo. Innanzitutto capiamo com'è fatto particular. Allora, c'è una scheda chiamata emitter, con tutti i settaggi riguardanti l'emittore, quindi il generatore di particelle, schermata particle riguardante le singole particelle, poi la schermata shading che questa volta non vediamo, la schermata physics che riguardano invece le interazioni, la gravità e quant'altro, e altre schermate che oggi non tratteremo ma che in breve sono. Questo è AUX System, trasforma ogni singola particella in un emittore. Visibility invece sono dei settaggi alternativi per la visibilità all'interno del compositing. Rendering, altri settaggi ancora che comunque noi per adesso non tocchiamo. Allora, passiamo direttamente all'emittore. Allora, particelle per secondo, per adesso 100 particelle per secondo. Emitter type lo impostiamo come box. Da qua possiamo cambiare le varie dimensioni e siccome sappiamo che la nostra composizione è 1920x1080, la mettiamo 1920, ok, che già si è allargato, 1080, profondità, come vedete qua, più uno aumenta, più dà profondità nell'asse Z. Io solitamente sto sui 3000, inizia a diventare tutto molto più natalizio, va che bello. Non mi piace molto, devo abbassare la velocità. Adesso ci siamo. L'ultimo problema è il fatto che queste particelle compaiono e scompaiono all'improvviso. Quindi per risolvere anche questo cosa faccio? Vado a modificare la singola particella. Quindi chiudo emitter, passo a particle. So che le particelle durano 3 secondi poi scompaiono. Io per adesso l'ho imposto a 5 secondi. Qui ci sono altri settaggi invece che riguardano la dimensione, l'opacità e il colore. Allora, dimensione io la imposto a 3. Che mi sembra un po' più realistica. Questo size random è la possibilità di variare leggermente la dimensione ed è comodo per evitare che sia tutto uguale.
Sights Over Life invece è rappresentato da questa sorta di grafico che in base alla vita delle particelle determina la grandezza. Io lo metto in questo modo, così so che nella durata di questi 5 secondi la particella da 0 si ingrandisce fino ad arrivare a 3, che è il valore che ho segnato, resta 3 e poi gli ultimi pochi secondi va rimpicciolendosi fino a sparire. Stessa cosa faccio per l'opacità. Opacity over life, imposto questo e sono sicuro che la particella appare, rimane e poi scompare. Vediamo un esempio. Adesso, come potete vedere, ad esempio questa particellina sparisce in maniera molto tenera, direi. Ok, lo sfondo è pronto. Chiudiamo Particular, creiamo una nuova videocamera, quindi livello, nuovo, videocamera. La impostiamo a 50 mm, attiviamo qua la profondità di campo se non è attiva, per adesso la lasciamo così. Premo ok. Allora, facciamo il primo movimento. Io ho il problema che il cielo inizia a apparire al quarto secondo, diciamo. Quindi il livello environment lo tiro indietro fino a qua, in modo che già dal primo secondo abbiamo lo sfondo che ci serve. Ok. Poi passo alla videocamera, clicco sul quarto secondo, col tasto P attivo il parametro di posizione, attivo questo orologino, setto quindi il keyframe, poi vado al fotogramma 0 e lo metto a meno 500. In questo modo io ho creato il movimento della videocamera, molto tranquillo. Ok, visto che si ferma in maniera brusca, io clicco su questo fotogramma, tasto destro, assistente fotogrammi chiave, regolazione automatica. In questo modo la fotocamera si ferma, anche lei in maniera molto tenera. Ok, creiamo adesso la scia di particelle che arriverà in primo piano. Creo un nuovo livello, tinta unita, lo chiamo Particular. Ok, ci schiaffo dentro Particular. Adesso magari spengo questo così non ci perdiamo. Ok, il mio obiettivo è collegare l'emittore a una luce. Come faccio? Innanzitutto vado su Emitter. Qua c'è Emitter Type, come vedete c'è Light. Siccome non c'è una luce adesso nella scena, se lo seleziono mi dice che devo creare una nuova luce e dargli per forza come nome Emitter. Quindi cosa faccio? Livello, nuovo, luce. Faccio attenzione che sia punto, point light, bianca, e la chiamo emitter. In questo modo io, cliccando sulla luce, posso spostarla dove voglio e l'emittore seguirà la posizione. Stessa cosa se duplico la luce. In questo modo, con un solo livello di particola, posso gestire gli attributi di due emittori. A me comunque adesso ne serve uno solo. Vado al fotogramma 0 e imposto, premendo il tasto P, attivo i comandi di posizione, imposto la posizione a 0, così lo vedo qua in alto. Metto il fotogramma sulla posizione e inizio a dargli, magari lo tiro fuori un pochino. Ok, mi porto al fotogramma 3. E cosa faccio? Siccome vedo che la videocamera sta a meno 2420, l'emittore deve venire in primo piano, no? Cosa faccio? Imposto anche questo a meno 2300, così riesco a vederlo. Adesso se faccio uno zoom out, posso prenderlo e portarlo qui in primo piano. Già vedete che si crea una sorta di scia. Ok. Zoomo e lo porto leggermente fuori dall'inquadratura. Ora torno indietro di qualche fotogramma e creo la curva. Succede che adesso la luce arriva davanti alla videocamera, si sposta e va fuori dall'inquadratura. Ok? Adesso posso riattivare il livello di sfondo. Premo il tasto play giusto per vedere come potrebbe essere. Ok, magari qui me la porto un po' più a destra per fargli fare una curva un po' più forte.
Voilà. Ok, magari andrei più veloce ancora. Voilà. Ecco, già meglio così. Bisogna spostare i fotogrammi. Se io sposto questo un po' prima, ovviamente la curva la farà prima. Però così ho il tempo giusto perché questo emittore mi passi esattamente davanti alla videocamera. Quindi clicco sul livello di questo particolare secondo metto 1000, velocità la lascio a 100, magari cambio un po', randomizzo, questo 111 perché è a punta, magari riduciamo un po' la velocità, tipo così. Poi passo a impostare la singola particella, quindi chiudo emittore, apro particle. Adesso mi durano 3 secondi, li faccio durare 2 secondi, diminuisco un po' la sfocatura che li voglio un po' più netti. Faccio size, dimensione, quindi la imposto a 2. Gli do un minimo di random in modo che non siano troppo omogenei. Size over life, faccio la stessa cosa che ho fatto con lo sfondo. In questo caso però la particella non deve ingrandirsi per poi rimpicciolire, ma deve apparire già grande per poi rimpicciolirsi. Quindi utilizzo questo settaggio. Stessa cosa per l'opacità. Questa è l'anteprima. Già siamo a buon punto. Possiamo anche decidere che colore dare. Adesso c'è impostato come colore il bianco alla nascita. Se io faccio overlife e apro questa spunta, posso dire che colore può avere dalla nascita fino alla morte. Io imposto questo, tolgo magari il rosa, trascinando via questi quadratini, e per aggiungerlo mi basta semplicemente cliccare. Per cambiare il colore del quadratino, ad esempio in punta, doppio clic. Ok, una volta scelto il colore, imposto la modalità di sovrapposizione in aggiungi, in modo che se ci sono più particelle vicine questo colore si vada sommando così da avere qualche sfumatura in più. E già un po' ci siamo. Io l'avvicinerei ancora un po', magari se la sposto più in qui. Vediamo un po'. Ok. Ho spostato i fotogrammi un po' più a sinistra in modo che l'animazione arriva prima. Adesso, siccome questa luce è esterna, magari vado a dare un ultimo ritocco e la avvicino qui. Ok, vediamo un po'. Perfetto. Ok, adesso cosa faccio? Duplico il livello di particular per andare a creare i vari dettagli. Quindi, mela D. Questo lo chiamo particular linea. Imposto il colore bianco. Quindi imposto il colore alla nascita, automaticamente diventa bianca. E devo andare quindi a creare le linee che avete visto nell'esempio. Come faccio? Innanzitutto li faccio durare un po' di più, magari 4. Chiudo particle, passo all'emittore e imposto come velocità 0. In questo modo, non avendo nessuna velocità, le particelle resteranno dove l'emittore le crea. Chiudo emittore, passo a fisica, apro air. Apro Turbulence Field, quindi do una turbolenza al movimento di queste particelle e faccio Effect Position in questo modo. Vediamo un po' come viene. Wow, sembrano quelle bombolette di panna montata collegata a un razzo. Cosa facciamo adesso? Duplico il livello particolare linea e cambio giusto un po' di offset, in modo che non sia identica a quell'altra. Torno indietro. Ok. Ultima cosa, io aggiungerei qualche particella in più al particular normale, quindi a questo colorato. Magari vado qui, emitter 1500. Anche di più. Aumentare la velocità. Ok,
magari così. Ok, già un buon risultato. Molto natalizio, direi. Ok, cosa manca? Il pezzo forte. Quindi chiudo qui. Chiudo qui, creo un nuovo livello, quindi tinta unita, e lo chiamo Optical Flares. Tac. Cerco qui Optical Flare. Qui preset, ce lo schiaffo sopra. E qui cosa faccio? Innanzitutto metto in aggiungi. Qui arriva la figata, perché io anziché star qui a seguire fotogramma per fotogramma la posizione della luce, basta che dico a Optical Flare di seguirlo automaticamente, quindi Positioning Mode, adesso è 2D, io faccio Track Lights, e in questo modo la Optical Flare seguirà automaticamente la luce, dando questo effetto fucking pro. Quindi chiudo qua e chiudo qua. Lo personalizzo un attimo. Io me li sono già segnati per non perdere troppo tempo, ma sono quelli che trovate nelle cartelle qui. Non so se light è tipo questo, dovrebbe essere red light. Dovete solo togliere i multi iris, quindi questo, questo. Io se c'è un altro multi iris e magari questo pallino qua, per evitare che poi quando vada fuori campo dia fastidio. Facciamo una prova. Vediamo un po'. Ok. Questo è uno. Adesso diamo il movimento alla videocamera. Quindi clicco sulla videocamera, premo il tasto U e visualizzo i parametri animati. Vado all'ultimo fotogramma, premo il tasto R, rotazione Z, attivo il fotogramma. Vado al fotogramma 1 e ruoto la videocamera, magari da questa parte. Premo il tasto play. Wow, questo è l'effetto. Ok, ultimo ritocco e poi inseriamo il logo. Quindi livello, nuovo livello, tinta unita, di nuovo Optical Flares 2, la vendetta. Ci schiaffo su di nuovo Optical Flare, opzioni, vado a scegliere, io ho scelto questo qua, Big Bang, che si dovrebbe trovare in Pro Presets, Big Bang. Facciamo ok, e questa volta il Source Type l'ho imposto come 3D. In questo modo è diventato proprio un punto nello spazio. Quando voi di notte andrete a indicare le stelle direte, pensate lì è dove ho posizionato Optical Flare. E la vostra ragazza dirà, oh, wow! Impostiamo quindi Optical Flare come aggiungi e la posizioniamo in alto, come se fosse il pianeta Nibiru che si sta avvicinando. A me questa parte qui non ispira molto, quindi vado su opzioni e nascondo questa roba, il multi iris, che a me proprio non piace. Ho fatto comunque un tutorial dettagliato su Optical Flare. Vi piazzo il link da qualche parte sul video, così potete andarla a vedere. Vediamo un po'. Wow. Ora ci siamo. Alla rotazione della videocamera assegno anche qui la rotazione ammortizzata, diciamo. Qui qua al centro scrivo HD Tutorials. Scendo un po', alino qui, alino qua e lo trasformo in livello 3D. È diventato grigio, questo perché nella scena è presente un'altra luce. Cosa faccio io per farlo tornare bianco? Semplice, creo nuovo livello luce, questa volta ambiente. In questo modo non appaiono né flare né cazzi e mazzi. Tutto ben illuminato, perfettamente visibile. Vado a vedere nelle proprietà della videocamera, opzione videocamera, la distanza focale, che adesso è infinita. La metto a 500, ad esempio, in modo che ho tutto lo sfondo sfocato, tranne le cose più vicine. Siccome so che la distanza è 500, il mio logo lo devo portare più vicino, fino a quando non sarà ben visibile. Siamo quasi. Eccoci qua. Attivo il comando scala. Lo scalo un po', più piccolino. Qui aumento un po' perché
Il mio logo è fatto così. Torno su posizione, non so se è proprio vicino vicino. Eccolo qua, già meglio. Facciamo una prova. Wow, manco a farla apposta, è venuto perfetto. Mettiamo prima una sfumatura. La parte alta bianca, la parte sotto leggermente più grigia. Magari l'abbasso un po' così. Ok, aggiungiamo un'ombra. Sfumiamo un po'. Ok, vediamo un po'. Perfetto, perfetto, direi che possiamo passare a render, dai. Ah, render time! Quello che ci vorrebbe adesso è proprio una bella birretta. Esatto. Quello che avete appena visto è l'anteprima del prossimo tutorial. Ma che? Ma cos'è? Vediamo il render. Bene ragazzi, io vi saluto, mi raccomando cercate di non aprire le bottiglie con i CD. Ciao! Thank you very much and good night.